puttana Eva, non credevo che erano così tosti quando stavo da solo. Salva a tutti. In questi giorni dato che non ho un cazzo da fare e dato che mi sto rompendo le palle in modo abissale, ho deciso di fare un piccolo gameplay sparatorio su Castlevania Zeta. Come potete vedere, stiamo all'inferno. E il paradosso ce lo siamo girato un po'. Lui costruiva e io difendevo. Poi ci siamo scambiati i turni. Lui difendeva e io costruivo. In questo posto siamo riusciti a costruirci questo fortino. Ma ho paura che non serve, perché molto spesso mi ritrovo dei coglioni all'interno del fabbricato. Meno male che mi stanno truppando un sacco di cose e quindi sto in qualche modo facendo scorta di proiettili che qui servono come l'aria e che ne arrivano da tutte le parti. Meno male che tengo questo mitragliatore leggero di Rotropio, la K-47 e il fucile a paulettoni. E adesso, visto che ci sta questo piccolo momento, non ce ne stanno troppi, vado a frantumarli. Stanno incazzati neri, ma proprio incazzati. E credono che sarà divertentissimo farli tutti fuori. Penso che non sarà una giornata facile, ma la cosa migliore che posso fare è rimandarli nel regno dei morti da dove sono usciti. E mi viene per quale motivo ho fatto un costretto qua, perché ho notato che quando questi crepano droppano un sacco di materiale, se tengo un solo blocco che mi separa da loro, i materiali finiscono nel mio inventario automaticamente. Alcune volte sono uscito fuori proprio dalla roccia che sto, che ho messo come copertura. Meno male che con Paradosso siamo riusciti a costruirci questo posto. Vi assicuro che non è stato facile, perché ne arrivavano da tutte le parti. Io correvo e lui sparava. A volte lui correva, io lo difendevo. Una cosa sicura, in due è stato difficile, ma presumo che se fossimo stati 5 o 6, con molta probabilità avremmo aperto il culo generosamente a tutti. Adesso mi sto dedicando solamente a sfogare un poco di rabbia repressa. Tanto questi qua sono fatti apposta per sfogare la rabbia repressa. Sono già morti, non sono esseri umani. Quindi, porca puttana, come ha fatto a colpirmi? Devo fare attenzione che se sto troppo vicino c'è il rischio che mi colpiscano. Meno male che ho costruito quelle due casse e ogni tanto vado a depositare quello che mi droppano. In questo modo tengo liberi tutti gli slot e tengo occupati solamente quelli. Oh cazzo! Ma dove è cazzo arrivato? Dove cazzo è entrato? Forse dovrei mettere qualche blocco in più di eliotropio. Magari ce ne sta poco e quindi entrano. Devo fare attenzione, non vorrei che me ne trovo qualcuno alle spalle proprio mentre sto in questa posizione. Sarebbe leggermente difficile evitare che mi incurino. O dovrebbe essere al sicuro, vabbè, per sicurezza. Devo fare in modo di non farmi avvicinare troppo. Però mi ha sorpreso il fatto che sono entrati. Mi ha sorpreso veramente, pensavo di essere al sicuro. Probabilmente dovremo ricreare la struttura con materiali differenti. E io presumo che sia meglio farlo di ferro, o di oro, o di diamanti. Per fortuna diamanti, oro e ferro ce ne sono in grande abbondanza qui in zona.
Ci vorrà un po' di tempo, però lo faremo, naturalmente lo faremo offline, perché diciamo, a parte andare all'inferno, a parte andare a trovare gli alieni, a parte andare nel mondo, nell'inferno superiore, perché questo è l'inferno inferiore, il gioco si conclude qui, non ci stanno tante altre cose da fare. Vi posso dire che siamo arrivati all'inferno superiore e abbiamo continuato. Continuando siamo ritornati ai biomi rocciosi, desertici, foreste, e alla fine siamo ritornati alla Terra. Tecnicamente abbiamo fatto il giro del mondo. E ci sono, oh, guarda il diavolo, vieni qua bello che ti apro il letto, bene, bene, bene. E sono tutti la colpa di qua. Facciamo un bel filotto. Dicevo, abbiamo fatto il giro del mondo, tecnicamente si ritorna al punto di partenza. Anche se proviamo a farlo, abbiamo provato in una qualunque direzione, nord, est, sud, ovest. I biomi sono sempre gli stessi. È come se si aprissero a cerchio, a cerchio, a cerchio, a cerchio, per tutta la superficie. E l'inferno è il centro del cerchio, della sfera. Poi, continuando avanti, si ritorna al punto di partenza, che guarda caso è sempre la torre. Cioè praticamente la torre è il centro del mondo, qualunque strada ti ci riporta. Avremmo voluto provare il fatto del teletrasporto, nel senso costruire una bussola che ti teletrasporta in un punto preciso, ma ancora non abbiamo capito come accidenti si fa e come accidenti si posta. Ho spantato un po', facciamo un po' di polizia, nel caso morissi non voglio dire... Oh, ma di nuovo, che palle! L'ho tappato! Ma questo mai che escono proprio per blocchi di elotropio? Beh, se escono proprio per blocchi di elotropio, automaticamente loro fa un cazzo che non lo possono rompere. Ho paura che potrebbero seriamente fargli male, per cui meglio svuotare completamente l'inventario e vedere un pochettino di farli fuori il più in fretta possibile. Non vorrei che queste tezze di cazzo mi uccidessero. Almeno se muoio adesso prendo al massimo qualche torcia, qualche blocco di pietra e qualche un botto di ferro. Questo non lo posso raggiungere, maledizione. Comunque presumo che sia raggiato. Comunque ce ne sta di roba da fare. Pazzo, mi hanno tolto la troppa. Mettiamo a posto diamanti, il ferro, la roccia non la tengo, tanto quando si può trovare in abbondanza si trova. Quando fa un po' questo ringotto loro sparisce. Eccone un altro. Allora escono proprio dalle fottutissime parenti, anzi, in questo caso la soffitta. Mi sa che fare tutto una base di elotropio è stata una grossa cazzata, perché spawnano direttamente da questi blocchi. Quindi un giorno dovremo, e il paradosso, sostituire tutti questi blocchi di elotropio con ferro oppure oro. In questo caso dovrebbe darci una maggiore funzione. Dovrei fare anche di rame, anche se ho paura che il rame non sia sufficientemente resistente. Cazzo ho fatto, tutto il fucile, ho preso un pallone. Ok, si sono calmati un po', mi sbaglio. Per un po' di tempo, qualche secondo, qualche minuto, incominciano a arrivare poi di volto, ci sta alla resta generale. Accidenti, questi spawnano da qua. Forse è il caso di andarmene. Perché già ho corso almeno tre volte il rischio di farmi affettare.
quindi vorrei evitare di farmi fare la festa, anche se sinceramente sono abbastanza proiettili per poterli avere legalmente. E che se possono fare proiettili di due cose. Si sono calmati un po', ho la mia impressione. Sì, sono un po' più calmi, ma di poco. E chiedono anche all'inferno ci sta il drago, perché sentono... Sì, lo sento, meglio che me ne vado. Diciamo che ho ottenuto quello che volevo, quindi me ne posso anche andare. E anche di gran carriera. Ok. Non mi sembra che ci sia nessuno che mi segua. Ok, me ne posso andare. Mi ricordo. Possiedo questa scalinata con i blocchi di sabbia per poter identificare il percorso di uscita, perché altrimenti mi sarei perso come un idiota. E preferisco avere in mano la K47 piuttosto che la bussola. Sì, siamo tornati a casa. Ok. Direi che posso fermarmi. Oppure no. Penso che in futuro costruirò altre casse e depositerò altri materiali. Anche se il mio obiettivo ora come ora è di prendere la pelle del drago, e forse più avanti la potremmo anche prendere. E una cosa che devo fare assolutamente è crearmi delle altre casse da aggiungere a queste qua, perché sicuramente dropperemo molti materiali. Ora, se permettete, vado a farmi un giretto fuori. Cosa stupida. Penserete, lo ritengo anch'io, fosse il caso di aspettare. Non mi sembra che ci siano grossi ospiti da queste parti, comunque è meglio evitare sorprese. Sto facendo un casino dell'anima, però ancora non sono venuti. Si stanno un attimo un po'. Stanno arrivando, li sento vicini. Mi sento molto, molto, molto vicini. Vediamo un pezzo di sabbia e tappiamo sto buco. Ecco fatto. Che fare? Sinceramente mi sto facendo le palle, forse dovrei veramente uscire e andarle ad affrontare. Ma sì, facciamo la sta cazzata. Affrontiamo il nemico a muso duro. Postate per lì. Forse fate vedere. Eccone uno che mi ha fatto male. Mi è arrivato fuori di faccia. Ho avuto anche prima, probabilmente in questo punto qua Paradosso si metterà a costruire qualcosa. Almeno così mi ha fatto capire. Non so quanti gameplay registreremo dopo di questo, ma sicuramente ci giocheremo a lungo, perché è divertente giocare qua. Molto divertente. Chissà se riesco a beccare nuovamente un bel drago. Non è che mi dispiacerebbe molto, devo trovare un altro draghetto da abbattere. Perché ho scoperto che i draghi droppano un sacco di bei materiali. Che non sarebbe una cattiva idea riuscire a trovarne un altro. Ma non credo che sarò così fortunato. Qua la zona è abbastanza tranquilla. E diciamo che probabilmente si sono calmati.
con molta probabilità mi fermerò qui oggi. Naturalmente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se volete condividerlo, condividetelo. Oh, che culo di merda che ho avuto, ci sembrava, l'ho visto. Eccolo qua. Dai, bello, fatti a pa. Eh no, devo aspettare che ripassi. Dicevo prima che rimesse il drago, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non mi piace mettete non mi piace, se volete condividetelo, alle ragazze il telefono come al solito. E concludiamo con un bel drago ammazzato. E voilà. I draghi danno sempre il meglio, come si dice. Ok, concludiamo qui. Alla prossima, se sarete tutti vivi per vederla. Ciao.